Noi facciamo veramente tutto per i nostri figli, farli crescere sani, forti, robusti, e loro si lamentano. Ragazzi, vi lamentate, siete insensibili. L'apparecchio, papà? No, io l'apparecchio non lo metto. È brutto, mi dà fastidio. Ma tu metti al volo, papà? Dai, forse questa... Ti dà fastidio? È di resina, trasparente, non si vede niente. Noi siamo imparcatori, io ho un'imparcatura in bocca. I tubi innocenti. Non mi ha messo il dentista operaio, ma dai, a 13, mi hanno avvitato. Pensa che a mezzogiorno, ancora non me lo ricordo, hanno staccato, sono andati a mangiare. Gli operai. Un fonteggio c'avevo in bocca. E la prima volta che mi hanno messo, sono uscito dal dentista, sono andato a mio padre, sembrava un pony. Così, vovò! Vovò! Giustamente un pony, con i denti accavallati. Papà! Papà! Dove porti dopo a giocare? Mi padre a capannelle! Subito! Mi madre mi dava i tagliatelle paia e fiena, ancora me lo ricordo. La mattina ti svegliavi, parlavi come Frankenstein, perché lo dovevi portare, era fisso, durava 24 ore al giorno, durava 24 ore al giorno, non lo potevi togliere. Solo che te sarà seccata, che la bocca aveva, la mattina era seccata, io una mattina sentivo un dolore qua, c'avevo due bulloni avvitati, dico, anche perché ai piedi avevamo le scarpe ortopediche, che non sono adesso le solette, la soletta in lattice, in fibra di carbonio, noi c'avevamo, cioè le scarpe ortopediche, a parte che c'era un colore solo, nere. I lacci erano tipo, guarda quella che serve per legare le navi al porto, hai capito, lo ricordi? E sotto 50 centimetri di sughero! La mattina del secolo di... tra i bulloni! Poi, essendo sughero, è normale che quando ti levavi ti dicevano, sei in tappo! E certo! Se avevi problemi alla vista ti mettevano l'occhiale che ha a benda. Dice, ma già non ci vedo. Mica te la facevano la visita, che ci mette gli a benda. Ma che ne sai? A parte che l'occhio è quest'altro. Ma lo sapevano.